It's so hard to be near you. You make it hard for me to breathe. And I can't stand to see you smile, 'cause it kills me from within. Your voice is like an arrow that pierces me through the heart. And your touch is like fire that will burn my skin. Buongiorno ragazze, buongiorno. Sono quasi le 8, io sto prendendo il caffè. Martedì 17 gennaio e avete visto su Instagram, vi ho messo questo in questa storia molto velocizzata in cui vi faccio vedere tutti i prodotti che sto usando per fare questo make-up molto veloce, ma molto carino secondo me. Sono tutti prodotti che ho comprato negli ultimi nell'ultimo anno, stavo dicendo nell'ultimo mese, ma no, nell'ultimo anno. E come faccio sempre da qualche tempo a questa parte, io li finisco prima di comprarne altri, quindi li ho messi dentro un beauty, li utilizzerò tutti fino alla fine e poi ne comprerò di nuovi solo quando ciò accadrà, cioè quando saranno finiti. Unica cosa ragazze, sto addocchiando una palette della nuova edizione limitata di Kiko che mi piace moltissimo, l'ho vista e me ne sono veramente innamorata. L'unico problema è che dicevo che quando vedo queste palette utilizzate sugli occhi delle altre sembrano in un modo, poi li metto sui miei e non fanno lo stesso effetto, perché probabilmente ci vuole anche una forma particolare d'occhio o di palpebra, eccetera, insomma così. Comunque stamattina mi sono messa questa maglia perché me ne sono rimaste poche nell'armadio, ho fatto un decluttering molto molto consistente perché avevo molte cose accumulate nell'armadio che non utilizzavo, quindi è inutile tenerle ragazze, non le ho messe nemmeno su Vinted perché non avevo voglia di sbattermi, vi dico la verità. Per alcune sarebbe anche valsa la pena, però vi ricordo che ho un account Vinted su cui ho messo delle borse, delle scarpe praticamente nuove ragazze, quindi non ve le perdete perché sono a prezzi stracciati. C'è una borsa di Michael Kors che veramente avrò usato giusto due volte, che ho comprato in uno dei miei momenti di acquisti compulsivi, ma poi per la mia vita attuale, sia chiaro, perché è una borsa bellissima che mi piace molto, però vorrei venderla perché non mi va di tenerla senza utilizzarla, e per la mia vita attuale e le esigenze attuali non è una borsa consona. Quindi ragazze, Carmen 249 è il mio account Vinted, andate a cercarmi perché ci sono un sacco di cose veramente carine a prezzi stracciati. Poi sto morendo di freddo stamattina, infatti sono qua appiccicata alla stufa e ho acceso anche il condizionatore, non lo so, non riesco a scaldarmi. Ieri mi sono fatta una bella pulita alla casa e quindi è abbastanza decente. Ora faccio andare il robottino, però con la scusa ragazze, siccome voglio far andare giusto il robottino a terra, vi faccio vedere un nuovo arrivo che mi è arrivato da Ultenic o Ultenic, io lo chiamo Ultenic, e aspettate che forse vi faccio vedere questo nuovo robottino di Ultenic che mi è arrivato già da due giorni e vi faccio vedere un po' di cose, ecco, di come si presenta, cosa fa. Li amo tanto questi robottini così ragazze, perché davvero sono di un'utilità pazzesca, non l'avrei mai detto, ma li sto utilizzando tantissimo. Allora, ho Ambrogio sempre là in pianta stabile e lo utilizzo sempre, semprissimo. E poi adesso si è rotta la mia Tineco, ragazze. Anche la mia Tineco, già si era rotta quella di papà, ora si è rotta la mia. Infatti l'ho detto all'azienda, ho consigliato queste lavasciuga tante volte, però poi vanno anche recensite nel lungo termine e purtroppo stanno dando questo problema, hanno un problema al motore secondo me, perché presentano tutte
La stessa problematica, no, certo, cioè dopo un po' di tempo di utilizzo, io adesso questa ce l'ho da 6 mesi, se non sbaglio, questa nuova ce l'avevo da 6 mesi, io l'utilizzo tantissimo, non ho problema di puzza, dell'acqua, del serbatoio, niente, anzi, la amo e quindi mi trovo veramente persa, senza, sia io che Francesco. Però ragazze, che dobbiamo fare? Si è rotta, quindi l'ho detto all'azienda. Adesso oggi ritireranno quella di mio papà, probabilmente nei prossimi giorni ritireranno anche la mia. L'assistenza è assolutamente puntuale, precisa, immediata, sia per me che collaboro comunque con l'azienda, quindi ho un contatto più diretto che con gli altri clienti. Infatti mia sorella l'ha dovuta sostituire, ha dovuto cambiarla e sono stati subito pronti, celeri, insomma, nulla da dire per quanto riguarda il servizio assistenza, però purtroppo questo problema lo fa e quindi a lungo andare, a lungo termine, per quanto riguarda appunto una, e quindi se devo fare una recensione a lungo termine, mi viene da dire questo. Non lo so. Comunque, ragazze, vi faccio vedere il robottino di Ultenic. Ed eccoci qua, andiamo a scartare il nuovo robottino. Questo è il D6S ed è veramente molto molto bello, devo dire. Allora, all'interno abbiamo un manuale delle istruzioni, questo cartoncino in cui c'è scritto tutto, come montare, come installarlo, come utilizzarlo. E poi ecco qui lui, il vero e proprio robot aspiratore, lava e aspira, vi ricordo. Eccolo qua, molto molto bello, devo dire, ha questo aspetto molto elegante, è nero e specchiato nella parte superiore. Io vado subito a togliere la plastica che lo protegge. E tutte le cose che devono essere tolte, che servivano appunto ai fini dell'imballaggio, e quindi sono subito ansiosa di provarlo. Ha una spazzolina laterale rotante che è già installato. Io tolgo tutti i sigilli di protezione e lo guardo, insomma, guardo come è fatto. Qui mi pare che ci sia il Mojo, sì, il Mojo con il mop già installato, quindi con il panno per lavare. Abbiamo una spazzolina per pulire, un'altra spazzolina rotante. Questo è il telecomando, munito anche di pile. Un altro panno. Questa è la presa per la stazione di ricarica e poi abbiamo un nastro per eventualmente delimitare le zone in cui non si vuole che il robottino vada, ma io questo non l'ho utilizzato, alla fine mi sono trovata bene lo stesso, non ha fatto nessun danno, devo dire. Ecco qui, sto srotolando il nastro, eccolo qua, ve lo faccio vedere. E poi, che altro c'è all'interno della scatola? La stazione di ricarica che andrò subito ad installare. E poi vado a collegare l'app utilizzando il codice, il QR code, e praticamente vado ad installare l'app dalla quale poi potrò utilizzare comodamente il mio robottino, o con questo o con il telecomando, dipende da come vorrete fare, ecco. E
Eccolo qua, si sta ricaricando, vi faccio vedere com'è fatto. È molto facile e intuitivo, ragazzi. Infatti io qui non avevo nemmeno guardato le istruzioni e ci sono riuscita subito. Si sgancia da qui e si toglie il vano in cui si mette poi l'acqua. Si andrà a riempire d'acqua. Ci potete anche mettere, volendo, un detergente. Qui io vado ad installare il Mojo con il Mop. Facilissimo, ragazzi. Poi da queste due barrette arancioni laterali si toglie, si sgancia. È veramente facilissimo. Si sente il click quando è pronto, poi da qua si va a mettere l'acqua. Viene consigliata l'acqua demineralizzata, ma io qui ho utilizzato l'acqua normale. Ecco qua, installiamo e lo facciamo partire. Io gli ho fatto lavare questo pezzo di pavimento per farvi vedere come effettivamente lava e come si arresta e gira di fronte agli ostacoli. Ho messo apposta lo sgabello lì, però lui praticamente ha evitato tranquillamente gli ostacoli. E poi, dopo aver lavato il pezzo che gli ho detto io, gli ho segnalato io il pezzo da lavare, se n'è tornato alla stazione di ricarica. Dopo averlo fatto ben ricaricare, l'ho utilizzato per almeno 2 ore. Allora, ragazze, mi sono cambiata perché con quella maglia di prima faceva decisamente caldo, però al contempo sto un po' alimentando la stufa perché ero di là a guardare uomini e donne. Sinceramente, qua da questa parte si è un po' raffreddata a casa. Mettiamoci Allora, così, ragazzi, però. come avete visto, abbiamo provato insieme il nuovo robottino del Ultenic. Io poi ho collegato anche l'app sul telefonino tramite appunto wifi e l'ho manovrato dal telefonino, però si può manovrare sia dal telefonino che dal telecomando, e questa cosa io la trovo comodissima perché magari quei giorni in cui ho il telefonino e scarico una cosa o un'altra, insomma, possono esserci dei giorni in cui è necessario anche avere il telecomando, o semplicemente, se siete persone a cui non piace magari manovrare il robottino con il telefonino, vi ritrovate il telecomando ed è molto molto più semplice. È veramente validissimo, devo dire, perché ha una grande capacità d'acqua. Questa è la cosa che ho notato. Un getto più potente, infatti, lava benissimo rispetto a quegli altri che ho provato finora, anche se non mi lamento nemmeno degli altri, devo dire la verità, mi piacciono tutti Li utilizzerò sicuramente perché sono una mano in casa, ragazze, che io, come vi ho detto già nella prima parte del video, non mi aspettavo assolutamente. Li ho sempre guardati con scetticismo. Invece, oggi, per esempio, io mi sono sistemata i piatti e la cucina, poi mi sono messa di là e l'ho lasciato lavorare e mi ha pulito tutta questa open space, quindi cucina e zona relax, il corridoio, il bagno e la stanza da letto. Quindi mi ha fatto tutto e poi se n'è andato a ricaricarsi nella stazione di ricarica. Quindi assolutamente top. Io vi metto nell'info box tutto. Link di riferimento e sconto, codice sconto, perché avrete una buonissima occasione. Mi dispiace perché mio fratello l'ha regalato a Grazia nel periodo di Natale, ma io all'epoca non avevo codice sconto, non avevo nulla, però su mio consiglio gli ho scelto, diciamo, un modello che io conoscevo, gliel'ho consigliato e lei è stata contentissima, ma mia cognata intendo, ma se avessi saputo gli avrei detto di aspettare, quindi ora magari avrebbe potuto approfittare. Ma approfittatene voi, ragazze, perché davvero è un'occasione, secondo me, da non perdere. Questi robottini sono veramente validi. Alla fine si toglie il vano contenitore dell'acqua, si svuota, si pulisce e il mop praticamente si va a semplicemente lavare e mettere ad asciugare, ovviamente, perché altrimenti si possono creare muffe. Questa è la cosa più importante, vabbè, ma penso che la facciamo tutta, non c'è bisogno di insomma, non c'è bisogno di grandi elucubrazioni mentali. Quindi, detto questo, ragazze, fatemi sapere se lo prenderete. Per me è assolutamente
approvato, mi pare molto valido, ma come sempre vi dico, poi nel lungo termine vi dirò di più, vi dirò come mi troverò e magari lo utilizzeremo di nuovo insieme in un video di pulizie, perché so che vi piacciono tanto, visto che vi piacciono tanto, e quello che ho pubblicato ieri per esempio mi è piaciuto tanto, quindi io sono contenta perché casa va pulita, sebbene io non abbia sempre la forza, però ecco, per esempio questo è un grandissimo aiuto per me, perché nel momento in cui magari non mi sento di mettermi a spazzare a terra o a lavare a terra, faccio partire lui e comunque il lavoro lo fa. Tra l'altro, oggi per me è una giornata molto molto importante, molto una giornata bella, oserei dire bella. Ho sempre paura, ultimamente ho paura, ragazze. Negli ultimi 4 anni ho subito e subisco ancora colpi e duri colpi, contraccolpi, mi alzo, faccio per alzarmi e pum, stangata, faccio per alzarmi, pum, stangata e cado, e poi devo di nuovo arrancare, strisciare, camminare. Però l'importante, ragazze, ecco, strisciare mai, l'importante è camminare, camminare, camminare e progredire, anche sulle ginocchia, ma sempre progredire, senza mai strisciare, ecco, questo è molto importante. E io, ragazze, adesso ve lo posso dire, l'8 dicembre sono andata a farmi una visita, prima dell'8 dicembre, il 7 mi pare, non mi ricordo adesso, comunque in quei giorni lì sono andata a fare una visita insomma mi avevano prospettato qualcosa di non bellissimo, e poi facendo delle analisi, quindi controllando i valori del sangue, un certo valore, più precisamente un marker tumorale, mi era uscito alle stelle. Quindi ragazze, ho dovuto fare ovviamente subito l'attacco con mezzo di contrasto, era il periodo di dicembre, e quindi ragazze capirete che io ho avuto poi l'appuntamento con tutto che nell'impegnativa si indicasse la priorità assoluta, la massima urgenza data la mia situazione. Comunque ho ancora un cancro in follow up, vi ricordo, alla tiroide ovviamente, la malattia autoimmune è con annessa insufficienza renale e nefrite lupica, quindi ragazze insomma ci si diverte in questo corpicino qua, insomma tutto. Ma non vi sto a dire a fare l'elenco di tutto, però ho un bel po' di cose, di comorbidità che mi fanno arrancare durante le mie giornate. A questo si era aggiunta questa spada di Damocle, per cui immaginatevi come io ho passato il Natale, immaginatevi se potevo stare a pensare a cazzate. Nonostante appunto l'urgenza, l'indicazione d'urgenza sull'impegnativa, l'appuntamento per fare l'attacco con mezzo di contrasto, con tutta l'ansia che ciò comporta, perché ha problemi renali, il mezzo di contrasto è molto pericoloso, insomma, ho dovuto fare non uno ma 2 giorni, quasi 2 giorni di digiuno, bere acqua, preparazione, cortisone a go-go, ancora di più, insomma, tutte queste belle cose. Comunque poi il 12, sempre con tanto coraggio, sono andata a farla e il risultato l'ho avuto oggi. E per fortuna, ragazzi, è negativo, negativo. E questa è la mia reaction, le mie lacrime di gioia. E ve le dedico alla faccia di chi mi vuole male. Lacrime di gioia, e io mi auguro che tutti coloro che si trovano in situazioni come queste possano sempre piangere di gioia. Mi auguro che queste malattie smettano, non esistano più. Io magari oggi sono qua, domani sarò a fare un altro esame, perché comunque questa malattia che ho io comporta questo, ogni singola cosa è sempre più preoccupante che rispetto ad altri. Però fin quando sono cose appunto risolvibili, si affronta tutto. Vi ripeto, le malattie autoimmuni sono delle brutte bestie, il lupus è una bestia bruttissima che comporta altre cose. Ogni piccola cosa va valutata molto più che come andrebbe valutata nei confronti di un'altra persona. Quindi nel momento in cui mi è stata vista questa cosa, mi è stato poi richiesto il marcatore, quando il marcatore è uscito altissimo, perché poi era molto alto, ecco, si è detto sì, potrebbero essere medicine, potrebbe essere malattia autoimmune, potrebbero essere tante cose, però dobbiamo vedere che non sia quella peggiore, ok? Non è facile assolutamente convivere. Quando vi dico che non è facile convivere con queste malattie, è così. Però grazie a Dio stavolta l'abbiamo fatta, l'abbiamo superata, l'abbiamo stangata, ecco perché non c'ero con la testa, avevo cose veramente serie e importanti da pensare.
Lo dico qui, e voglio dirlo perché voglio dire per l'ennesima volta che comunque il pensiero positivo può sicuramente non risolve le cose, non sempre risolve le cose, ma può aiutare, perché io dal primo momento, dal primo giorno, ho voluto essere positiva. Intanto mi sono affidata a Dio, alla preghiera, mi sono completamente affidata e messa nelle sue mani, e ho accettato, ecco, ho cercato di accettare la situazione. Certo, ho avuto i miei momenti di rabbia, ho avuto i miei momenti di scazzo, l'avete visto, ecco cosa erano dovuti quei momenti di scazzo e di rabbia, e quelle mie esternazioni anche su Instagram erano dovute a questo. Devo dire che comunque il pensiero positivo, l'essere positivi ci aiuta anche a affrontare un giorno alla volta, un oggi alla volta. Questo è diventato il mio motto, un giorno alla volta. Io ho cercato di non subire l'ansia, e quindi mi sono goduta, immaginate che io dall'8 dicembre ci sono state tutte le feste, quindi Natale, Capodanno, eccetera, immaginate io con questa spada di Damocle sulla testa, dovevo fare poi l'attacco, poi avere l'esito, insomma. Non è stato facilissimo, ma ce l'ho messa tutta, ho cercato di essere positiva, di godermi ogni singola giornata, di godermi i miei affetti, di godermi la mia famiglia, perché ho una famiglia strepitosa, sia quella di prima che quella acquisita, veramente una famiglia grande, bella, che mi è stata vicino, che mi ha aiutato, che mi regala attimi di spensieratezza e serenità, quindi questa per me è una cosa importantissima. Quindi pensare positivo sempre e comunque, fin quando abbiamo respiro e un minimo di speranza. Non vi perdete nelle cazzate, non vi perdete nelle quisquiglie, nelle sciocchezze. Godetevela la vita, ragazze, perché una ne abbiamo, quindi a prescindere. Avete visto che comunque, vi ripeto, anche se ci sono stati dei giorni di scazzo, ci sono stati dei giorni di rabbia, comunque ho cercato sempre di avere il sorriso sulle labbra, di essere positiva e di comunicare positività. Io penso di averlo fatto, e quindi ecco, questo, per questo motivo ve lo dico, per starvi vicino e per dirvi che anche noi che lottiamo, perché comunque io non è che questo significa che io non lotto più o che ho smesso di lottare o che comunque la mia situazione è una situazione difficile, lo è ancora, però ecco, cerchiamo sempre di lottare pensando positivamente e affidandoci a Dio e alla sua opera, alle sue grandi mani. Mettiamoci nelle sue grandi mani. Ok, a dopo. Oggi, tra l'altro, per festeggiare mi sono mangiata 3 gallette e su una ci ho messo un po' di nocciolata. Non lo diciamo alla nutrizionista, oggi ci stava. Però sto facendo la brava. Bravona.